Caruso benvenuto da parte dell'Università di Bergamo, che è veramente lieta di ospitare questa sera un evento d'eccezione che è stato reso possibile da una parte dall'apparizione di questo libro e dall'altra dalla generosità degli invitati che hanno voluto presenziare. Infatti abbiamo davanti a noi veramente un consesso di personaggi quanto mai illustri. Non ci sarebbe bisogno di presentare i relatori di stasera perché li conoscete già, ma mi fa veramente molto molto piacere ricordare il fatto che se siamo qui è perché Don Gigi, permettetemi di chiamarlo così, è stato talmente appassionato dei suoi racconti che ha voluto condividere da prima a voce e poi per iscritto attraverso una serie di volumenti qui ha riversato le esperienze dei suoi viaggi in giro per il mondo nei posti e nelle situazioni più estreme. E successivamente poi in questo volume, dove i cristiani muoiono, che raccoglie appunto alcune delle esperienze più significative, alcune erano già circolate precedentemente, come sappiamo bene tutti noi che abbiamo letto queste cose. E quindi, grazie appunto all'apparizione di questo libro, è stato possibile raccogliere un consesso di presentatori così illustre. Io sono Marco Pellegrini e insegno storia moderna qui all'Università di Bergamo e insieme all'amico e collega Michele Funelli, che insegna storia delle società islamiche ed è un esperto soprattutto di problemi internazionali relativamente al Medio Oriente e non solo. È stato un piacere quindi per noi due coadiuvare questa magnifica iniziativa appunto che ha potuto avere luogo questa sera. Il rettore, il magnifico rettore, il professore Ugo Zenti Pellegrini, ha espresso il suo personale interessamento. Oggi pomeriggio era impegnato in un senato accademico, ma non è escluso che forse apparirà prima della fine di questo evento e quindi speriamo appunto che lui stesso possa portare i suoi personali saluti. Però appunto noi intanto cominciamo perché il calendario è piuttosto ricco e io mi accingo a passare la parola a Michele Brunelli, che tra l'altro ha, come dire, un'esperienza estremamente approfondita anche sul piano scientifico per parlare in questo contesto, e poi entreremo nel vivo degli argomenti trattati da Don Gigi con questa sua penna così acuta, così penetrante nel rievocare queste esperienze appunto di viaggio nei luoghi più estremi. Voglio solo fare una piccola considerazione prima di passare la parola al collega Tonelli. Se noi siamo qui è perché siamo tutti toccati dall'angoscia che ci procurano gli eventi di questi giorni e gli eventi più generali della storia, gli eventi della contemporaneità. Questi eventi ci vengono veicolati dall'informazione e noi qui abbiamo dei professionisti dell'informazione di altissimo profilo. Bene, è veramente opportuno che il mondo dell'informazione entri all'università e l'università si apra al mondo dell'informazione, perché l'università fa cultura, la cultura prende spunto dall'informazione e da tutte le emozioni che l'informazione procura, a cominciare appunto dall'angoscia da cui siamo tutti toccati, e fa quel passo ulteriore verso un principio di comprensione. Ma questo principio di comprensione non si dà se non c'è un dialogo, una situazione di conoscenza condivisa, e quindi veramente direi che siamo perfettamente dentro questa condizione, quindi l'università in queste circostanze fa veramente adempie la sua missione facendo cultura, ed è veramente importante che ci sia un pubblico così ampio e così qualificato come quello appunto che abbiamo qui stasera, perché anche questa è una funzione dell'università, non soltanto trasmettere cultura agli studenti e agli discenti, ma aprirsi appunto più in generale al mondo delle persone di coscienza, al mondo delle persone di cultura e di coscienza che, come in questo caso appunto, vogliono farsi un'idea più approfondita della realtà in cui viviamo. Passo la parola a Michele Brunelli.
Grazie, ringrazio molto il professor Pellegrini per avermi coinvolto in questa presentazione. Ringrazio anche i giornalisti che oggi sono intervenuti qui con noi, la dottoressa Barbara Serra, appunto Lorenzo Cremonesi e Riccardo Misoli, per la loro presenza, ma soprattutto per la loro competenza. E soprattutto grazie anche al Monsignor Ginani per darci la possibilità di discutere di questo tema. Lo sapete oggi che entra in maniera preponderante nell'attualità. Guardate appunto ieri cosa è successo in Indonesia. Quindi il tema della persecuzione dei cristiani, dei cosiddetti nuovi martiri, oggi come oggi è sempre molto presente. Tanto è vero che pensate, ho scoperto, cercando di documentarmi al meglio per introdurre i relatori di oggi, che esiste da tanto tempo un annuario che monitora le persecuzioni dei cristiani. Che cosa ci dicono? Ci dicono sostanzialmente che oggi come oggi il 9% dei cristiani al mondo è perseguitato. Cosa vuol dire il 9-10%? Vuol dire che le prime due file di questa sala sarebbero tutte delle persone, la prima metà probabilmente incarcerate, la seconda metà vivrebbero in condizioni di assoluta disparità, significa che probabilmente non potrebbero sedere in quest'aula, non avrebbero un lavoro o addirittura appunto sarebbero discriminati in tutta una serie di forme psicologiche, sociali, economiche, ma soprattutto culturali. Questo perché? Perché sostanzialmente oggi come oggi nel mondo c'è chi desidera speculare sulla dimensione religiosa, cancellando il messaggio di comunione e di fratellanza e sostanzialmente cercando di esasperare attraverso una mistificazione del messaggio escatologico e salvifico che è tipico di tutte le grandi religioni monoteistiche. Ricordiamoci che la scissione tra una dimensione politica e una dimensione religiosa, che in Occidente prende l'abbrivio proprio da un pontefice, sembrerebbe paradossale, appunto il Papa Gelasio I nel 494, che con la dottrina delle due spade trova una rinnovata applicazione in questa nuova veramente separazione tra potere spirituale e potere temporale. Ebbene, questa dottrina delle due spade che nasce in Occidente trova anche un'applicazione in realtà nel vicino e nel Medio Oriente e soprattutto nei paesi arabi islamici, nelle cosiddette primavere arabe, che primavere assolutamente non sono. Certo che qualcuno potrebbe obiettare che storicamente la storia contemporanea del Maghreb e del Mashrek, così come quella del vicino e del Medio Oriente e anche in modo più esteso di alcuni paesi del Golfo Persico arabico, avevano già sperimentato in passato la prevalenza del laicismo sulla componente religiosa. Ma comunque tutti gli esempi che ci fornisce la storia, anche contemporanea, ebbene siamo dinanzi a dei processi top-down, cioè messi in atto dalle elite sostanzialmente, e quindi che dall'alto in un certo modo riuscivano a calare sul popolo. A partire invece dal 2011, in una piccola parte del mondo arabo, si verifica un'importante inversione di tendenza. E quindi il moto non è più top-down, non è più dall'alto al basso, ma è proprio bottom-up, cioè cominciano tutta una serie di istanze promosse dalla popolazione che gradualmente propongono una rinnovata separazione tra appunto la religione e la politica. È il popolo tunisino che quando scende in piazza per protestare contro il regime di Ben Ali non lancia slogan religiosi, non viene in piazza e urla Allahu Akbar, ma urla pane, lavoro e dignità. Tre concetti fondamentali che ritroviamo paradossalmente, o tanto paradossalmente, anche nella nostra Costituzione repubblicana. Non vengono bruciate bandiere americane, non vengono bruciate bandiere israeliane, come eravamo abituati a vedere nei reportage, ma si chiede appunto maggiore libertà e si chiede lavoro. Perché secondo questa concezione è proprio con il lavoro che si può avere la dignità. In verità l'aveva già compreso Michel Aflaq, che era un arabo libanese, però appunto di credo ortodosso, quando nel 1947 con la sua opera Fissa Bilalba, cioè sulla strada della resurrezione, aveva inteso proprio il lavoro, ovvero quella ricchezza, quel surplus che consente
all'essere umano di affrancarsi da una situazione di sudditanza e di vivere la propria pienezza di uomo. Bene, quello di scendere in piazza e urlare pane, lavoro, ma soprattutto dignità, è un bel discorso, ma è un discorso molto, molto pericoloso. Ieri, come oggi. Sul piano ideologico, il primo sconfitto di questi slogan non sarà il politico o il dittatore di turno, in questo caso, facendo l'esempio della Tunisia, non sarà esclusivamente Ben Ali, che non a caso oggi come oggi sta facendo il suo esilio dorato a Jeddah in Arabia Saudita, ma il primo sconfitto è il discorso politico-religioso di Al-Qaeda. E infatti uno degli spin-off di Osama Bin Laden, appunto il sedicente Stato Islamico, comprende perfettamente quale sia l'importanza e soprattutto la portata della destrutturazione di queste nuove idee. E quindi ecco che lo Stato Islamico comincia a porsi quale elemento risolutore di quello che secondo lui erano stati gli scempi che i regimi laici avevano prodotto, appunto disoccupazione, sudditanza all'Occidente, violazione delle forme tradizionali, io direi appunto arcaiche della religione, ovvero arrivare alla sua reinterpretazione. E quindi per uscire da questo stallo indicava la via. E qual era la via indicata dallo Stato Islamico? Quella del ritorno ai cosiddetti al-Salaf, cioè i puri, alle origini di un discorso interpretativo dell'Islam che risale tra il VII e l'VIII secolo. Ma qual è il collante tra i reportage che cercano di descriverci oggi come oggi la fredda realtà del vicino Medio Oriente, quella appunto della violenza sulla popolazione, e la vita vissuta quotidianamente, la vera realtà di spaccati appunto di vita umana che escono un po' da tutti i discorsi economici, politologici o della massa? Ebbene, questo collante oggi come oggi potrebbe essere individuato nel pellegrinaggio in quei luoghi appunto che Monsignor Ginami ha compiuto, la raccolta delle testimonianze di chi ha vissuto come lui in prima persona quei drammi e di chi appunto, nonostante la sconfitta solo tattico-militare, non ideologica e politica, di Daesh vive tuttora. La ricomposizione di questi frammenti di vita vissuta, intendiamoci frammenti non perché riprendono solo una piccola porzione di vita, ma sono frammenti appunto perché si parla di vite spezzate, ebbene le vedrete qui oggi attraverso i video e i commenti che i signori giornalisti vorranno portarci. E durante questi video vedrete anche tutta una serie di simboli. La simbologia ancora oggi, anche nel nostro mondo, giustamente deve avere un peso specifico di una certa rilevanza. Vedrete quindi una mano spezzata di una statua, un Vangelo, una pallottola e anche un disegno. Vedremo che in certe parti del mondo essere cristiani significa essere scomodi, non in quanto o non necessariamente perché si è cristiani, ma quando appunto minoranza e perché quindi non ci si allinea al pensiero comune. Blaise Pascal affermava che perché si odiava la maggioranza? Forse perché ha più ragione? No, si rispondeva, solo perché ha più forza. In realtà questa è la forza dei deboli, la vera forza è quella di testimoniare le proprie idee con fermezza, ma sempre con rispetto altrui. Non imporle con la forza, soprattutto se questa è la forza delle armi. Ebbene, ultimamente in alcune parti del mondo prevale questo tipo di forza. Ci sono i versetti della spada che sono indicativi per chi studia islamistica e dicono: combattete coloro che non credono in Dio nel giorno estremo, che non ritengono illecito quel che Dio e il suo messaggero hanno dichiarato lecito, e coloro, fra quelli in cui fu data la scrittura, che non si attengono alla religione della verità. Appunto sono i versetti della spada che venivano citati in maniera accuratamente selettiva per fornire legittimità ad uno stato di guerra in quel impero islamico che stava sorgendo all'indomani della morte del profeta Muhammad e che oggi come oggi sono ripresi tali e quali in maniera molto anacronistica da quei gruppi che vogliono riportare indietro l'orologio della storia. A farne le spese, come dice drammaticamente il titolo del libro, sono appunto i cristiani. Ed è anche grazie al racconto e alla testimonianza, ringrazio per questa opportunità che ci offre Monsignor Ginami, che possiamo avere in parte il polso della situazione sul campo, dico in parte perché fortunatamente non abbiamo avuto la possibilità di vivere i drammi che sentirete stasera.
E un'ultima battuta, veramente leggendo questo libro e avendo avuto la fortuna di conoscere Monsignor Cinami, Monsignor Cinami è veramente un uomo di cultura e sottolineerei a prescindere dalla fede personale. E come studioso inquadra il fatto con coraggio e con lucidità, e soprattutto uno dei grandi pregi che da studioso mi riconosco è quello che nel libro, così come nei video, non è mai asservito al politically correct, che personalmente ritengo uno dei peggiori drammi di oggi, ma semmai è molto legato alla realtà contingente che incontra o che si scontra sul campo. In alcuni articoli lo trovate appunto su internet, è stato definito custode del mistero, ma in questo caso io penso che mistero assolutamente non deve essere, perché bisogna avere proprio il coraggio della parola, anche quando è sferzante, come il libro che ci propone stasera appunto. Ringrazio ancora una volta Monsignore per essere qui tra noi e cedo la parola ai giornalisti, prima però appunto lancio il video di introduzione.